carico. Una dichiarazione per la stampa. Come dicevano i Giannini con Berlusconi, cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto? Hanno attaccato la scuola pubblica statale. È un attacco fascista, perché è un popolo che non pensa, è un popolo facilmente manipolabile. Per cui hanno attaccato le fondamenta della democrazia, la scuola pubblica che deve essere costruita. In realtà hanno messo un pupazzo all'amministrazione della pubblica istruzione che ogni qualvolta viene intervistato, dice sempre le solite parole. Come un autore, il computer mette il dischetto, avvia la conversazione e dice che ci non vuole contraddittori, non vuole incontrare gli insegnanti e sta tagliando non solo all'istruzione, diciamo anche alle classi meno abbienti, perché in realtà distruggendo la scuola pubblica obbliga diciamo, i ragazzi ad andare nelle scuole private che molto spesso non sono altro che di tipo uffici, cioè sta creando un sistema diciamo, dove la classe elite andrà nelle scuole diciamo, importanti che permettono di occupare dei posti licenziati, mentre la plebe nuova andrà nelle scuole di avviamento professionale. Cioè sta tagliando per esempio il latino, non c'è più il liceo scientifico, che è una cosa assurda. Si parlava delle 3I, della famosa Moratti, internet, inglese e impresa. L'impresa sta fallendo perché abbiamo un interim da non so quanti mesi, Berlusconi sta abbandonando l'industria, ormai c'è uno scatafascio tutto tanto. L'inglese è stato tagliato i licei linguistici, internet, informatica e negli IT si stanno tagliando. Posso dire come diceva la Vizzetto, la GP ha messo una quarta I in culo, perché questo ha fatto. La soluzione per le scuole non può essere come quella di Adro, privatizziamo tutto, mettiamo simboli da tutto e tutto. No, perché in realtà poi dopo si crea come un sistema tipo diciamo c'è un film, non ricordo bene com'è, cioè un po' che si manipola la mente della gente. La scuola non deve essere un luogo dove si manipolano le menti, deve essere un luogo dove si apre la mente alle persone. Cioè, con una persona riesce ad avere uno spirito critico, riesce quindi a discernere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Loro invece vogliono fare una scuola, un partito, come quella fascista. Attualmente è stato avviato un progetto in Lombardia con la Russia, il progetto Allenati per la Vita, cioè verranno degli ufficiali in congedo delle scuole a istruire i ragazzi a utilizzare la pistola aerea compressa, a utilizzare l'arco, faranno orientamento, faranno a fine anno una competizione fra truppe. Che noi stiamo facendo quello che stava facendo il fascismo con il balista, cioè proprio libro e moschetto somaro fascismo. Perfetto, questo sta facendo la grazie, bravo.